E funziona con fantascienza, thriller, tu accetti tutto se un libro è scritto bene e te non sei lì in casa che lo leggi, te sei a Budapest nel 1900. Non so cos'è 1900, inizio fine 800. E poi mentre sei lì, però sei anche lì con i tuoi amici, rivedi quando c'erano le bande a casola, eh, quelli della palestra che menavano noi, che eravamo quelli del, del cortile dei frati, eh, tutte queste cose qui. E quel libro, i ragazzi della Via Pala, ha fatto di me un lettore per tutta la vita. Nel senso che io da quel momento, e ancora adesso, io leggo, leggo tanto, come tutte le persone a cui piace scrivere, mi piace ancora di più leggere. Io leggo ancora, leggo anche tante cose che sì, sono divertenti, ci passo un'ora, però leggo sempre per trovare, ogni tanto capita ancora, no? Quel libro che ti dà quelle tre ore, che ti porta via, no? E hey, i ragazzi della Via Appal per me è il primo libro che ha fatto così. Non è stato il mio primo libro in assoluto, proprio di mia proprietà. Perché il mio primo libro in assoluto mi fu regalato nell'81 da mia nonna Cristina, ed era Cuore di De Amicis. E mia nonna addirittura l'autografò come se l'avesse scritto lei. C'è scritto 6 novembre 1981 virgola, con questa sua calligrafia puntita di altri, di altri secoli, di altre ere, a cristiano, virgola, nella speranza che un giorno diventi buono. Questo, eh, giuro, e questo era il cosa. Poi ho scoperto, perché me lo regalò, perché il capitolo centrale di cuore si chiama Sangue Romagnolo ed è un bambino romagnolo che fa sempre disperare la sua nonna che l'ha cresciuto e alla fine arrivano i banditi cercano di uccidere la nonna il bambino si immola si prende una pugnalata e muore sanguinante sulle ginocchia della nonna e io anni dopo ho capito che mia nonna mi stava dicendo se non diventi buono, arriva qualcuno che ti dà una coltellata secondo me il suo messaggio era quello no? e quindi i ragazzi della via pale è uno dei forse il libro ce l'ho ancora proprio quell'edizione è nel, come tutti gli amanti dei libri, ho una disposizione particolare dei libri in casa mia, le case popolari. A parte che abitandoci da solo, tutte le case popolari dove abito adesso vabbè, piccolo, sono tutte tappezzate di libri. Ma c'è un punto che è l'Olimpo, che è custodito da tutti i miei pupazzini di piombo degli eroi della Marvel, come piacciono anche i fumetti. Quindi sono tutti Spider-Man, Thor, Capitano America, Iron Man, tutti così in fila. E lì dietro di loro costiti sono i libri più belli della mia vita. Che hanno uno scaffale a parte: che c'è i ragazzi della via Pal, il lessico familiare di Natalia Ginsburg, Il Prete Bello, il Galeano, il libro degli abbracci. Così come i ragazzi della via Pal è il primo perché è stato proprio il primo dei libri più belli della mia vita. È difficile farti la domanda, ho sbagliato perché in realtà, eh, io ho trovato molto dei ragazzi, Deve Parla, anche in questo. Inutile tentare di imprigionare sogni. Eh, L'ho trovato nel, nel Baldo Creonti, appunto, disposto a un eroismo assolutamente gratuito e controproducente quando vanno a fare la rissa di fronte a ragioneria. Eh, L'ho trovato quando parli dei cosiddetti pseudo-pacifisti belli impossibili alla Consoli Caproni, che sembrano molto i spocchiosi capi di, delle camicie rosse, e fino, però, a, che però vanno all'incontro, come via ragazzi e via Pala alla sconfitta finale, con, diciamo, Baldo Creonti, che non è Nemec, però insomma, eh, di sicuro va a un eroismo oltre misura, perché rischia sicuramente, coscientesimamente, la, la bocciatura, però... Fa da, da, diciamo da, da esempio tanto perché questo è questo secondo pezzo che leggo. C'è Baldo Creonti che si rifiuta di partecipare all'ennesimo sciopero a cui soprattutto un professore, il vicepreside, obbliga tutta la scuola, e si mette davanti alla, alla porta del liceo, apparentemente da solo, poi invece. Succede questo: una figurina barcollante si staccò dal corteo, impugnava una bottiglia di sangiovese già mezza vuota. Un mese sì e un mese no, durante i consigli di classe dei genitori chiedevano di sbatterlo nella sezione H. No, avrebbero dovuto sbatterci tutto il resto della scuola e lasciare fuori soltanto lui. Anche se quell'anno lo avrebbero bocciato con un filo di gas, era l'unico che in fondo sapeva sempre cosa fare. Maria venne al mio fianco. Era un Alvaro Stefano in forma smagliante, camminava con la schiena quasi parallela alla strada e gli occhi ridotti a una fessura erano rossi come il led nel distributore delle bevande dei sotterranei. Non era un granché come alleato, trovo l'equilibrio solo puntellandosi con il sedere al cancello, eppure mi sentii invincibile con lui a mio fianco. Ecco, dopo si va avanti e dopo il uh, gli ennesimi tentativi di andare in corteo, succede questo. Vennero tutti, uno dopo l'altro, anche Strada e Zanotti, i più bravi della classe, tutti lì davanti a cancello, i miei compagni di classe, che il più delle volte non ci salutavamo nemmeno, e anche se andava bene tra una sirena e l'altra, ci si prendeva il culo per il culo a morte, ma erano tutti lì, di fianco a me, ai miei 20 centimetri di gabbia in metà data, ci sarei marcito dentro tutta la vita, ma almeno avrei cantato solo quello che pareva a me. Per ultimi arrivarono Tiro, Oscar e Confittoni. A metà strada Oscar si girava sul corteo, fissò il punto dove quel tizio alto, come un furgoncino, svettava sopra gli altri. Non so se tutti lo stavano guardando, una metà di sicuro perché c'era andato a letto. Si tolse il montoncino e lo mise addosso a Confittoni. E nessuno fiatò. Con la smania che aveva a tiro, lì a fianco non avrei fiatato nemmeno io, io avrebbe sterminato chiunque. Non volò nemmeno una mosca, i fischietti si erano ingoiati tutti. Una scena epica, bellissima, straordinaria, che sembra quasi proprio veramente un... Un ragazzo di via Pai anni 90. Ti ringrazio, eh, non so cosa dire. Mi, sono, mi è piaciuto molto scriverla, sono anche un po' emozionato. Anche se è quasi tutta, non tutta, ma un po' inventata. Io in realtà ho partecipato solo a uno sciopero quando sono andato a scuola, che era lo sciopero più stupido che abbia mai sentito, che abbiano mai organizzato in tutto l'universo. Io non andavo come Baldo, non andavo agli scioperi della pace perché non mi sentivo in grado di mantenere la pace nel mondo, ero la persona ben indicata che potesse fare qualcosa per la pace. Non andavo agli scioperi per il lavoro perché io lavoravo già e, miei... e non avevo voglia di far niente. Tutti gli altri miei compagni non avevano voglia di fare niente, mi sembrava. Se avessi fatto lo striscione fino a 30 anni, voglio essere mantenuto da mia mamma, allora sì, avrei manifestato che ero d'accordo. Ma lavorare, proprio dicevo ai miei amici aspettate che lavorare una fregatura, andateci più tardi possibile, così mettete già 14 anni a protestare per il lavoro, ma era perché ero un po' sciocco, ero fatto a modo via. Ho fatto un solo sciopero che era liti di viale Dante, l'alberghetti era in un viale di Pocastani. e in autunno cadevano i ricci e allora noi dicevamo questi ricci potrebbero uccidere degli studenti e facemmo. Chiudiamo tutta la scuola perché è per caduta ricci, sciopero contro la caduta dei ricci, che ci diceva a cosa devo farci, devo mettere delle reti, cosa devo fare con i ricci. Sì, non lo so, i ricci non devono più cadere, se no niente scuola. Quello sciopero ho partecipato perché era, era stupido come me, ho detto, quindi a quello non è serio, a quelli seri non posso andarci perché non sono tagliato, ma a quelli sciocchi ci posso andare. Questo è Cristiano Cavina, questo è il suo mondo letterario che invito ovviamente tutti a scoprire se non l'avete già fatto. Se volete fare qualche domanda a Cristiano, eh, come avete sentito, è un grandissimo affabulatore, narratore, raccontatore di storie e anche molto disponibile. Del Signore che l'hanno già sentito a Mantova. Gli facciano qualche domanda, dai così. Non abbiate timore. Grazie. Ecco. Ah, io ero, ero molto scaltro. No, io, io ho recuperato matematica, io ho recuperato matematica tutti gli anni a settembre, matematica proprio fisso Sì, sì, sì. Non lo so, non posso saperlo. No, no c'è un accenno, un accenno a, come se la sgavagna, a come se la scusate a come se la cava, è dato, lo dice, la mia fortuna era appunto, io avevo due miniere di voti buone che erano italiano e storia. Ah beh, e poi avevo un'altra miniera, io quando facevo i temi e i compiti di cassa non li facevo solo per me, facevo il mio e poi facevo gli altri ai miei amici che poi... E poi dopo sì anche quando... io, non ho... io stavo male perché non studiavo quasi mai. C'era questa cosa che dicevano molto bella, che io adesso dovrò iniziare a dire a mio figlio, anche se non l'ho mai applicata, non ridurti all'ultimo a studiare, ma studia un po' tutti i giorni, no? e io invece le cose le faccio sempre solo se mi riduco all'ultimo. Prima non c'è verso, che... ci sono tante cose più belle da fare prima di ridursi all'ultimo, ma no, ma io. Sì, sì, ma comunque io ero anche io sapevo che matematica la lasciavo andare. Tanto rimanevo quella e poi sapevo che con una materia allora non ti bocciavano difficilmente. Ti bocciavano a settembre. Io quando andavo a recuperare la matematica prendevo 4-3 a settembre, però non ti bocciavano con una materia. Poi il prof lo conoscevo, era mio amico, non ero uno di quelli che eravamo amici, erano anche, cioè, nel senso che era divertente, non è che io poi suonavo. Io suonavo in un gruppo rock quando facevo i superiori, quindi quando poi andavo a recuperare, quasi sempre l'esame, ci andavo dopo, la sera dopo il concerto senza andarmi a letto, arrivavo con gli occhiali da sole, che proprio così, era molto sportivo. Le altre materie le sistemavo un po' perché comunque non ero, non ero un ottimo studente, ma lo sapevo benissimo che non ero, ero stupido ma non completamente rimbambito. Quindi riuscivo a imparare a memoria certi pezzi dei libri, di impianti, di elettrotecnica, e poi avevo la fortuna che con le parole sapevo un po' cavarmela, nel senso che menavo il camperlaio affinché il professore non mi metteva in bocca lui quello che dovevo dire, no? E comunque, a volte riesce a prendere un 6, anche se a scuola riesce a fare quasi tutti 5-5 e mezzo. Perché, se per esempio, te prendi tipo una tecnica infallibile a iniziare con i 4, perché non sai niente. Se gli piazzi dopo un 5, un 5 e mezzo. 2 mezzo, un fra 5-6 alla fine e un 6 meno, dice, eh, però è andato migliorando. E eh, loro apprezzavano molto questa cosa qui, allora alla fine uno che va così migliorando, puoi pensare, se fa altri dieci anni di it, ti prende sette, no? <ride> quindi alla fine c'era questo incentivo e riuscivo a cavarmela per questo, quindi no, in effetti non ero di quelli che proprio non facevo mai niente, a caso non facevo mai niente, però magari in Corriera, visto che da casola... No, non stava... Sì, in italiano. No, visto che a casola comunque... Adesso, per me era diverso perché i miei amici di Imola si svegliavano alle 7 e quarti e andavano alle 8 a scuola. Io, io mi svegliavo alle 6 e un quarto per andare a scuola e mi facevo un'ora di corriera, in quell'ora proprio era lo studio matto di Leopardi, no? Studio matto, solo che non era sui classici greci ma era su elettrotecnica, turbine pelton, a volte proprio quando poi sai benissimo quando vai a scuola c'è quel momento che l'interrogazione perché il prof te lo fa capire, se mi fai bene questa interrogazione, cioè ti do il bel voto, no? E allora lì ti preparavi, tipo, mi facevo dopo un anno 60 pagine di Baladelli di impianti elettrici, no? Ma li facevo proprio nel senso che li leggevo finché non sapevo quasi a memoria. E l'interrogazione era un buffo perché quando mi faceva una domanda io gli dicevo però mi fa vedere un attimo le prime due righe della pagina, allora lui mi faceva vedere e mi veniva in mente, dicevo, ah sì sì, è quello, allora, eh, e quindi riuscivo a cavarla, però non è che non ero, cioè, non ero da rimbambito, me la cavavo perché ero un po' furbo e comunque avevo un minimo di senso di conservazione, che molti ragazzi che erano, erano come me, comunque normalmente intelligenti, insomma normali, però non avevano lo spirito di conservazione. Non capivano quando era il momento che dovevi, comunque, un po' farlo no? perché se proprio 0-0 è ovvio che dopo ti bocciano. E io l'idea di stare un anno in più a scuola mi atterriva, quindi non potevo assolutamente essere bocciata, e quindi me la sono cavata così. Però non sempre sono andato, anche. C'è stato l'ultimo anno del biennio che andavo malissimo in italiano, non so perché, ma è il primo anno. Io che ero sempre andato bene alle medie così in italiano andavo male perché proprio il mio primo anno a Faenza fuori da casa la fu tremendo. Piangevo come nel libro, come Baldo Cronti, piangevo nel bagno. Perché non, non sapevo, dicevo ma perché mi hanno mandato qua? Cosa, cosa sto facendo io qui? Beh, mi sentivo io, dicevo io devo andare a lavorare al bar, devo, cosa ci sto facendo qua dentro? Però poi me la sono cavata, diciamo che andare molto bene in italiano comunque mi ha aiutato a andare bene anche in altre materie. All'esame di quinto ho fatto sette temi. Sì. Infatti, io sono passato con un voto alto. Io sono passato con alto con 43 sessantesimi, perché ho preso 10 nel tema, 10 nell'orario di italiano, con Pasolini, così che è. E poi sono riuscito a prendere anche 7 in, 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 nel compito di elettrotecnica, ma io non sapevo niente, che avevo fatto prendere 8 e mezzo a quell'altro in italiano, allora ho detto: cioè, fammelo bene. Invece, altro, un altro scritto che era difficile, ce lo disse il prof Baladelli. Nessuno riusciva a infilarlo, disse, diede a uno, al migliore della casa, è ovvio che se diceva Mary la soluzione del compito di impianti non l'avrei risolto lo stesso, perché non sapevo di cosa parlava. Io in cinque anni non ho mai capito di cosa fossero impianti elettrici. Cioè io ancora adesso non so. Io ho fatto elettrotecniche, non so. Perché uno mi disse all'inizio, la corrente elettrica nei circuiti va in un verso, però realmente gli, gli elettroni vanno nell'altro. E io lì mi sono perso in prima. E <ride> ho detto, ah, vabbè. Lasciamo perdere sta cosa, si vanno tutti al contrario. Però diciamo che me la sono comunque cavata. Altre domande? Prego. Sì. Mm. Mm. No, guarda, come lettore a me piace tutto, quindi io leggo la narrativa, eh, quella cosiddetta mainstream, quella normale, ma leggo anche narrativa di genere, quindi a me piacciono i thriller, la fantascienza, leggo romanzi rosa, cioè a me piacciono proprio tutti i libri, io leggo anche, cioè anche degli armoni a casa. io trovo un libro e mi metto a leggerlo, perché mi piace leggere, eh, leggo qualsiasi cosa. Poi ci sono autori che mi piacciono di più, ho certi tipi di narrativa che mi piacciono di più, è ovvio che, tipo a me, la un certo tipo di narrativa sudamericana mi piace tantissimo. Eh, che non è solo Garcia Marquez ma anche Galeano, Soriano, eh, tanti autori, insomma, mi piacciono molto. Mi piace molto la narrativa irlandese, per esempio. Eh, Roddy Doyle, tutto un certo eh, perché. In... Delle volte quando leggo i libri di Dorothy Doyle riconosco in, quelli, in, in certe sue infanzie irlandesi la mia infanzia a casa negli anni Ottanta, ci assomiglia molto. E poi ci sono degli autori che mi piacciono più di altri, ma alcuni mi piacciono proprio solo come lettore, altri mi piacciono anche come scrittore. Tipo John Fante mi piace molto perché, a parte che racconta, salva quelle cose. Che mi riconosco, un'infanzia cattolica, poi lui vabbè, è italo-americano però. Però mi è servito anche come scrittore, quindi ho imparato molto leggendo i libri di John Fante, non la, quelli di Bandini, Aspetta Primavera, quelli sono quelli che mi piacciono di meno, ma Full of Life, che racconta di quando è diventato padre, Un anno terribile, I racconti del Dio di mio padre, ho imparato proprio a scrivere con quei libri, o almeno a trovare il mio modo di raccontare le mie cose. Poi ci sono scrittori a me che ho finito di leggere e non potrò più leggere niente, che sono quelli che mi piacciono di più, che sono morti, tipo io, Diuma per me, cioè il Conte di Montecristo, queste cose qui sono i libri che hanno formato la mia vita, nel senso che io non ho il padre, sono fortunato perché me lo sono fatto io, ed è il mio babbo, è un misto fra il Conte di Montecristo, D'Artagnan e tutti questi personaggi, mi piace Salgari. Sandokan così e poi ci sono scrittori che mi piacciono tantissimo come essere umano che proprio penso che mi abbia migliorato come persona e il mio preferito è, è uno scrittore uruguaiano che si chiama Edoardo Galeano che lui è per me per me insomma l'essere umano più meraviglioso che esista perché ha i suoi libri di sua memoria tipo il libro degli abbracci per me è il libro più bello del mondo di tutti i tempi no? oppure anche stagioni diverse di Stephen King queste cose così a me però mi piace cioè, ogni tanto ti fa la domanda se vai, su, se sei su una nave nell'isola deserta e affonda la nave via. puoi salvare solo un libro così se affonda la nave muoio con i libri cioè se devo piuttosto che stare nell'isola senza libri affondo anch'io no, però se invece posso prenderne solo uno prendo il libro degli abbracci per me è il libro più Super, più bello del mondo proprio. Perché è bellissimo. Ed è un libro che non è classificabile: non è un libro di racconti, non è un romanzo, non è una raccolta di poesie, non è un saggio, non è una trasposizione di viaggio, però è tutta anche queste cose. Basta solo prendere la pagina quando racconta di Galeano, quando ebbe l'infarto. Galeano è stato in esilio tanti anni perché lui era dell'opposizione, della dittatura uruguayana e lo mandarono in esilio, è stato a Parigi in Europa, anche in Italia poi cade la dittatura in Uruguay e lui abitava a Barcellona e dopo vent'anni gli arrivò la chiamata che poteva tornare a casa e lui il giorno prima di partire andò in questa spiaggia dietro Barcellona dove aveva la casa a dire addio alla Spagna che aveva, gli aveva fatto da casa in quei vent'anni. E mentre lì a dire addio alla Spagna gli viene un infarto e si risveglia, non so quanti giorni dopo, in ospedale. E mentre era in ospedale che aspettava di, di uscire, di guarire, prende tutte le agendine di quei vent'anni d'esilio dove aveva segnato i nomi degli amici che aveva incontrato per il mondo, ma anche delle persone, dei dittatori, delle persone che la pensavano contro di lui, che l'avevano odiato. Prende le agende e le trascrive in un'altra agenda e allora lui mentre scrive in questo capitolo del, del, del libro degli abbracci e mentre ricopiavo i numeri mettevo al pulito tiravo fuori la parte la celebrazione della parte viva del mio cuore no? che viveva ancora ma anche tutto l'odio per la parte morta dentro di me no? e finisce dicendo e non trovai nulla di brutto di strano del fatto che mi si fosse rotto il cuore a forza d'usarlo, che è un bel modo di vedere l'infarto. Eh? Che mi si fosse rotto il cuore a forza d'usarlo. Da quel momento Galeano proprio è diventato. Poi c'è la trilogia della la memoria del fuoco che sull'America della... Latina, le vene aperte dell'America Latina, Grazie. insomma. Grazie. Però Galeano al massimo. Però a me piace tutto. Insomma. Adesso sto leggendo Asimov, la Fondazione, che mi piace tantissimo, poi il libro dopo leggo Feynman, la meccanica quantistica. A me piace, io nelle parole proprio ci sguazzo bene, come i libri per me sono come i depositi di papero per paperone, no? quando fa il bagno nelle monetine tutta la mattina. Io non ho il deposito di fare il bagno nelle monetine d'oro, io sguazzo nelle parole. piace moltissimo fare i tuffi nelle parole degli altri. Come a noi piace? immerci nelle parole di Cristiano Cavina, grazie a voi grazie di essere a voi. grazie a Cristiano di essere stato qui con noi e alle prossime occasioni. Grazie ancora Cristiano, grazie a tutti quanti a voi.